Place to be Siena top 10. Ecco i 10 migliori eventi della settimana a Siena e provincia. Sigla! Venerdì 12 aprile, una serata speciale presso il ristoro alle Ville di Corsano. Ritorna, a grande richiesta, la cena a tutta birra. Menù a base di birra, in abbinamento alle birre del birrificio agricolo biologico senese, la Stecciaia, presentate dal mastro birraio. Inizio ore 20:30. Venerdì 12 aprile, Birreria De Rocca a Siena presenta birra accaduta. Niente contaminazione di anidride carbonica, niente che vada a intaccare il vero e autentico gusto della birra, solo la forza di gravità, il fusto e il suo prezioso contenuto. Due saranno le birre protagoniste dell'evento, la Monchoff e la Kellebir. Inizio ore 20. Venerdì 12 aprile, presso l'Archivio di Stato di Siena, si terrà la conferenza Le regole della festa dalle prime carriere al Palio Moderno. La conferenza continua un percorso culturale iniziato l'anno scorso con l'intervento di Giovanni Mazzini. Questa volta sarà Armando Santini, l'archivista della Contrada Capitana dell'Onda, a presentare il suo escurso storico nella storia del Palio. Inizio ore 17:30. Sabato 13 aprile, al Calavera Shop Streetwear & Records, si terrà la prima festa di Lobotomy Fest. Un ospite d'eccezione, Stefano Gilardino, scrittore, giornalista e punk rocker, presenterà i suoi ultimi lavori e un DJ set da non perdere. Inizio ore 15. La seconda parte del fest si terrà presso la Corte dei Miracoli, con due giorni di concerti punk rock all'ex ospedale psichiatrico. Inizio concerti ore 22. Sabato 13 aprile si terrà l'ultimo imperdibile appuntamento della stagione, targato Metempsicosi e organizzato da Direction Crew, presso Papillon 78. Questa volta 00 Zichi, Franchino, Antonio Marchi e Cosimo Pagano prenderanno la main stage dalle ore 23. L'area privé sarà allietata dai DJ dell'Area 51. Sabato 13 aprile, Havana Club a Siena presenta Your Carios Live. L'artista in grande forma, circondata da Mambo Kids, una serata di salsa, merengue, cumbia, bachata e Latin Jazz. Inizio ore 20. Domenica 14 aprile, Bottega Roots a Siena presenta Rainy Wish Live, uno strepitoso duo formato dalla cantante Eleonora Franchina e dal chitarrista Konstantin Gyukov. Reinterpreteranno canzoni dei loro artisti soul più amati, trasformandole in percorsi ricchi di atmosfere intime, improvvisazioni e sonorità sia acustiche che elettroniche. Inizio live ore 19:30. Lunedì 15 aprile, Rombo e Vass, in Via delle Terme, a Siena, vi aspetta per l'inaugurazione del suo wine bar. Dalle 18 in poi, salumi, formaggi, assaggi di specialità locali, pane fresco, focaccia, dolci tradizionali e tanto buon vino. Mercoledì 17 aprile, Osteria da Trombicche a Siena vi aspetta per la serata Il Mercoledì di Pippo, una serata diversa tra amici, piatti sinceri e un ospite celebre in cucina, il tutto ovviamente sotto una pioggia di rosso. Nel menù crostini con interiore di agnello, baccelli e pecorino, la matriciana e lo spezzatino di agnello e patate. Inizio ore 20:30. Venerdì 19 aprile, un tubo a Siena presenta Matteo Addabbo e Alessandro Lanzoni Live, due musicisti di spicco divenuti riferimenti italiani nei loro strumenti. Si incontrano in una formazione insolita, proponendo standards e brani originali, creando un vero e proprio dialogo tra i testi bianchi e neri. Inizio ore 22. Se ti è piaciuta questa puntata, faccelo sapere nei commenti. Tutti i suggerimenti che ti vengono in mente sono ben accetti. Se vuoi essere al top, condividi e metti mi piace. Posta foto e video taggando Place to be Siena quando partecipi a qualche evento per avere maggiore visibilità. Se ti interessa un approfondimento, contatta la nostra redazione. Ci vediamo la prossima settimana, stesso giorno, tanti posti diversi. Ciao da Elisa e Place to be Siena.
La stecciaia. In abbinamento alle birre del birrificio agricolo. La scena ritorna, perché dico ritorno? Vieni, no. Discorso storico presso Papillon 78. Papillon 78. Papillon. Ma perché? Papillon. Ok. Presso Papillon 78. Papillon. Ma Papillon. L'artista in grande sabato 13 aprile